Intanto un saluto a tutti i partecipanti al congresso, ai delegati, agli RSU, a chi lavora giornalmente negli uffici, perché chiaramente siete voi che rappresentate la nostra prima forza come organizzazione. Un saluto al tavolo della presidenza, agli amici, a Sabino, a Enzo, a Salvatore, e vi ringrazio delle belle parole. Vorrei dire però, vi ringrazio per le belle parole, si sente? Vorrei dire però che essere qui oggi con gli amici di Catanzaro, Crotone e Vibo è un mio privilegio. Ne ho fatti tanti di congressi, però davvero l'accoglienza e il piacere di essere tra tanti amici è per me motivo di... sono venuto da ospite con altri ruoli, oggi ci vengo con un fardello un po' più pesante, no? E non voi per il fatto che questa è la terra del mio maestro, del nostro maestro, di cui vi porto i saluti, l'amico Mario Petitto, vicepresidente. È vero, il congresso è il momento più importante, esaltante per l'organizzazione. Alla fine si approverà la mozione finale, quindi si traccia un po' il lavoro dei 4 anni, che poi viene riassunto, si rinnovano gli organismi e la cosa che fa molto piacere, per questo va un plauso alla struttura, è quello di vedere tanti amici esperti sindacalisti, ma anche tanti giovani, e quindi la condizione ideale per garantire nel futuro la tenuta dell'organizzazione, perché ci vuole l'esperienza che accompagna i nuovi, che devono trovare la stessa motivazione di chi ha detto sono 50 anni che credo in quello con cui ho operato in maniera nobile. Chiaro che il contesto non è quello di sempre, è un contesto difficile, è un contesto dove si parla spesso di crisi a tutti i livelli, mondiale, europeo, che riguarda anche il nostro paese. A volte anche la parola crisi sembra che stia diventando un po' una assuefazione, se poi non renderci conto da lavoratore, da padre di famiglia, componenti di una famiglia, magari per le difficoltà che si vivono per tanti motivi, che invece gli affetti della crisi restano e ne pesiamo tutti i giorni. Io ho apprezzato molto tutti gli interventi, ma negli interventi è chiaro che oltre a fare le analisi deve essere anche la nostra consapevolezza che proprio perché l'analisi è cruda, la difficoltà è quello che è, noi ci dobbiamo rassegnare. Al sindacato, all'SLP viene richiesto per il prossimo futuro uno sforzo maggiore, perché non hai sostegno da altri soggetti esterni. Pino faceva riferimento alla politica per le questioni che tratta la Confederazione, ma la stessa cosa vale per noi aziende poste. La politica oggi, con la sua assenza, sta permettendo a un amministratore delegato come Caio di pensare solo a quelle che sono operazioni economiche, distruggere un'azienda a danno dei cittadini, e nessuno interviene per dirgli, perché viva Dio, fino a prova contraria, Poste è ancora dello Stato, per maggioranza, di prenderlo qualcuno per l'orecchio e dirgli: ma tu che fai? Mentre lui pensa solo ed esclusivamente a portare avanti quello che è una pianificazione che riguarda. Però qui è una questione complicata, perché la cultura di un paese che va cambiato, una cultura che sta trovando radici nel contesto generale, che è quello dove prevale l'interesse del mercato a tutti i costi, e questo interesse mal si concilia o nessun rispetto dà a quella che è la parte che invece dovrebbe essere rispettata di più, che siano cittadini, che siano lavoratori. Questo vale anche per i problemi che viviamo. Qualcuno parla del problema della difficoltà perché nascono populismi, ma è normale. Quando i problemi, soprattutto problemi grossi, e assurdo sull'occupazione, è il primo in per eccellenza, o quando parliamo di immigrazione, o quando parliamo di emigrazione, perché ormai per trovare lavoro la stragrande maggioranza dei giovani, e non solo dei giovani, spesso è costretto a lasciare questo paese. Quando si inizia a parlare di Europa di due velocità, e beh, vuol dire che o cambia il modo di vedere le cose o diventa anche difficile far invertire questo senso di marcia, e per fare questo ci vuole anche più da parte sindacale
e da tutti i soggetti interessati ci vuole ancora più coraggio, ci vuole ancora più determinazione. E le colpe bisogna che le facciamo pesare. Adesso ci prepariamo magari in questi prossimi anni a ulteriori manovre finanziarie pesanti. Poste dovrebbe diventare un qualcosa legato alla finanza, ma se abbiamo sotto gli occhi i danni che ha fatto questo governo, per accedere a fondi a rischio, i cosiddetti derivati, si è indebitato per 36 miliardi. Quei 36 miliardi sarebbero bastati per il 2018 e il 2019 ad evitare ulteriori prezzi che deve pagare. Perché questa è la difficoltà più grande, per farla breve, è che quando si passa da un equilibrio consolidato e poi si passa a un'altra condizione, che è questo cambio epocale che tutti dobbiamo riconoscere, la difficoltà più grande è ritrovare un nuovo equilibrio, cosa che purtroppo non sta accadendo. Diceva bene qualcuno, difficoltà di gestire rispetto al job act, difficoltà rispetto alla flessibilità, al precariato che vogliono tentare anche la nostra azienda, e poi io su questo dirò qualcosa. Però non si ascoltano mai istituzioni di grande importanza che lanciano segnali forti. Il Fondo Monetario Europeo in una sua ricerca dice, fatto uno studio in tutti i paesi del mondo, che dove il sindacato non c'è o il sindacato è debole, aumenta la disuguaglianza, diminuisce la crescita e aumentano i problemi. Beh, non lo dice una istituzione di poco conto, però tutti si lasciano andare rispetto al solo profitto. Chiaro che tutto questo ricade anche su Poste Italiane, ricade anche sulla nostra azienda, perché adesso va di moda che tutti devono fare da soli. Nel frattempo si va avanti e si creano condizioni per cercare di ridurre tutele. Da noi quando sono nati i problemi? Da noi i problemi sono nati quando? Quando l'azienda ha detto, questa moda ormai che sta sconfinando dappertutto, ma a casa nostra vi faremo capire che non è la moda del tempo, ha detto a tutti, l'azienda fa l'azienda, il sindacato fa il sindacato. Il problema è questo, che noi sappiamo fare sindacato, loro non sanno fare l'azienda, ed è complicato quando hai a che fare con chi non ha questa capacità di gestire le attività e il servizio. Noi per anno abbiamo fatto accordi impopolari, a quel tavolo abbiamo dato la disponibilità, questa azienda non può fare a meno di noi, perché sta dimostrando che da quando vuol tentare di fare a meno di noi, i disastri sono evidenti a tutti. Per questo è nata la mobilitazione, che è sfociata nello sciopero del giorno 4, sciopero partecipatissimo in tutte le piazze, segnale forte in Calabria, dappertutto. Ma noi saremo coerenti rispetto a chi ha scioperato. E non è che abbandoniamo il sacrificio di chi era nelle piazze per firmare accordi come fanno le altre organizzazioni sindacali, come qualcuno ha fatto magari sul mercato privato, dove ha firmato un'intesa per avere sportellizzazioni che erano già fatte da 2 mesi prima e per il passaggio di 200 part time full time, ne abbiamo 10.000. Noi facciamo un altro pezzo. Cosa vuol dire? Che continueremo a contestare? Sì, ma perché qualcuno che come me ha vissuto gli anni precedenti, non abbiamo già sperimentato la nostra capacità di contrastare l'azienda anche per lungo tempo, quando l'azienda non capisce che deve tornare sui suoi passi? Sciopero generale per 2 motivi, privatizzazione e abbandono dei servizi. La cosa assurda è leggere sui giornali che il ministro Padoan dice le privatizzazioni sono utili perché garantiscono un servizio più efficiente per la cittadinanza. E se non glielo dice nessuno, glielo diciamo noi, che sta dicendo stronzate. Perché vuol dire che Poste non la conosce. Perché per quello che sta accadendo, o meglio, sa di mentire. È qui che ci vuole coraggio. Dobbiamo iniziare a parlare, a fare nome e cognome, perché non è accettabile quello che sta avvenendo fuori e quello che si dichiara anche sugli organi di stampa, che sappiamo poi come funziona sul livello nazionale. Privatizzare Poste. Guardate, quando si dice la contestazione, ma perché? Ma ce lo vogliamo dare sto merito? Che da soli,
da soli abbiamo fatto cambiare opinione al partito di governo. Allora, se si riesce a fare questo, vuol dire che ogni obiettivo che ci poniamo, se sappiamo che abbiamo ragione, è realizzabile. Certo è più difficile, perché bisogna parlare con la categoria di più di come si faceva prima, e convincere tutti che oggi più di prima non bisogna accettare e far passare principi che l'azienda sta cercando di fare passare, perché le tutele ancora ce le abbiamo. A differenza di chi citava l'ultimo intervento, purtroppo vive situazioni disastrose. Ma l'attività di un corpo sociale del sindacato è quello di andare lì a dare tutele e non perdere quelle che già. Dove le tutele ci sono, dobbiamo cercare di difenderci. Perché non privatizzazione? È uno scempio, l'hai detto tu in relazione, è uno scempio. In termini economici, in termini sociali, in termini occupazionali. Chi guadagna da queste privatizzazioni? Non ci voglio tornare su. Caro Pino, imposte, una volta il costo del lavoro era il 110%, oggi il costo del lavoro è del 35%, siamo in linea, eppure l'azienda vuole privatizzare. Un'azienda che dichiara di utile netto, non di ricavi, perché là siamo oltre il miliardo, 650 milioni di utile netto, va privatizzata, quando negli altri paesi, perché il discorso non bisogna essere grandi economisti, se io Stato ho due aziende che mi danno risorsa, con quella risorsa posso sperare di rilanciare un'attività, posso sperare di, ma se non è quello il senso, io metto sì una pezza oggi e perdo una rendita vitalizia che mi darebbe quello che io vendendo quell'azienda guadagno in un giorno, ma in 4-5 anni lo recupererei comunque. E allora stanno ragionando, stanno dicendo all'interno del partito di maggioranza che forse la scelta è sbagliata, stanno studiando se magari far acquisire una quota a Cassa Depositi e Prestiti, che è già una cosa diversa da fare una privatizzazione e messa sul mercato. Ma è chiaro che l'inversione di tendenza e far parlare di Poste non è stato facile, però alla fine si parla di Poste, alla fine si fa riflessione, perché stava passando un'operazione del genere nella totale solitudine, non ne parlava nessuno se non era per l'SMP. Alla fine si ragiona e speriamo, perché c'è tutta la discussione in ballo, così come c'è la discussione in ballo rispetto al rinnovo delle nomine all'interno di Poste. E come può fare una regione come la Calabria, una regione del sud, si capisce dalla pronuncia che io sono nato a Milano, cioè, com'è possibile sull'aspetto occupazionale, ma davvero oggi in una situazione di crisi possiamo permettere che il futuro di Poste sia scorporare l'azienda, come finalmente qualche politico illustre sta dicendo, così come è successo per Telecom e altre aziende, scorporare l'azienda, prendere la parte più debole, farci una pet company che sarà tipo l'Italia, che alla fine porterà soltanto disavanzo, e quel disavanzo si paga con le tasse, e poi ci lamentiamo che la tassazione in Italia è troppo alta. Tutte le forze devono scendere in campo e in ogni caso noi in questo senso, anche da soli, sicuramente andremo avanti. Il ripensamento c'è stato, ma guardate, l'altra difficoltà che accomuna tutti è non avere riferimenti affidabili di nessun tipo. Il governo non si è dimostrato affidabile. Quando è stata quotata nell'ottobre 2005, doveva essere il 40, poi è stato il 35, il 36, diciamo il 35% di Poste, il governo si assunse un impegno con la CISL e con l'SLP, un impegno che non sarebbe andato oltre quella quotazione. E avrebbe fatto così per Poste, per altre aziende, perché questo non comportava una destabilizzazione del controllo dell'azienda,
a distanza di 6 mesi, sempre il ministro Padoan ha quotato, ha passato il 35% in cassa depositi e prestiti, perché poi alla fine l'impressione, non lo so se sbaglio in questo, l'impressione è che sto governo sia diventato il ministro della finanza, perché poi questa è la verità, perché sembra che sia lui quello che non si riesce a convincere rispetto a fare altre scelte. È chiaro che è un momento particolare, però dobbiamo reagire con la forza straordinaria di sempre. Abbiamo vissuto pure altri periodi, il periodo passano, periodi complicati, difficili, ma siamo venuti fuori, non si sono mai visti tanti licenziamenti, però alla fine la gente rientra al lavoro. Poi se ci sarà qualche modo per intervenire, sicuramente sì, ma su questo bisogna stare attenti, non bisogna permettere che ci sia sfiducia e rassegnazione, bisogna combattere la sfiducia e la rassegnazione, anche se io sto dicendo qualcosa in una terra che ha dimostrato che per motivazioni, per impegno, per tenacia e tutto il resto è stato un esempio e mi è piaciuto. Non lo so se io sono un leone, certamente chi è a questo tavolo sì, perché su questo è sempre puntuale. E gli attacchi che verifichiamo tutti i giorni, iniziative scomposte, cattiverie, ricatti, ma secondo voi questi strumenti chi li utilizza? Un'azienda forte? Non è così. Questi strumenti li utilizza un'azienda che è debole, incapace e che si sta piegando sulle ginocchia. Questo strumento lo utilizza chi è arrogante e incapace. Una battuta sui commerciali che tanto è sentita, abbiamo istituito un osservatorio nazionale sulle pressioni commerciali. La verità è che non sono capaci. Spesso cosa accade? Che con il telefono, che attraverso mail, io direi, ma perché, come non funziona nelle aziende qualificate, ogni tanto qualcuno di questi soloni non alza il culo e fa vedere come si fa nell'ufficio? E se non è troppo comodo? Essere impietosi, scioperare o non scioperare, questo io penso che le confederazioni le fanno prendere atto, ma quando mai un'azienda come Poste Italiane, giustamente qualcuno diceva, chiama i quadri di primo livello, chiama gli altri quadri, li minaccia a non scioperare? Questa è sempre una debolezza, e si possono permettere questo e possono restare non impuniti, perché non resteranno impuniti, ma lo possono fare perché non ci sono gli organi di controllo al di fuori di Poste che su queste cose intervengono. A Milano, 3 ore prima del congresso, l'azienda ha diramato una disposizione per dire a tutti i quadri: non dovete partecipare. Sappiamo che ci sono congressi in atto, io penso che sono i nostri, sono in atto in questo periodo, no? Non ce ne sono altri. Dice: è consigliabile che non partecipate. Beh, sapete qual è stata? Perché questo è il senso poi alla fine, che la dignità, non dobbiamo permettere che la calpesti nessuno. I direttori hanno partecipato al congresso di Milano, hanno partecipato perché a un certo punto ognuno dice sì, però adesso basta, e siamo arrivati a dire basta, e dobbiamo farlo capire a tutti, anche sui diritti. E noi, io sono uno molto simpatico all'azienda, e siccome sono simpatico ogni giorno cerco di aumentare la mia simpatia, e mi piace fare anche qualche volta riferimenti certi. Non è possibile che il capo divisione, dopo che tutto quello che accade negli uffici, gli atteggiamenti nella gestione, perché c'è anche tanto di buono, ma troppo oggi per raggiungere quel buono non ci può stare più, quel buono è tutto sulle spalle del sacrificio che fanno i lavoratori, questo è il problema. Non si può permettere nessuno il lusso di chiamare i lavoratori vagabondi, perché la colpa dei problemi di Poste è dovuta all'assenteismo. Mentono sapendo di mentire. La percentuale dell'assenteismo in Poste Italiane è in linea con tutte le altre aziende ed è basso rispetto a talune aziende. È chiaro che se qualcuno vuole fare lo stronzo e in quei dati ci mette i malati, l'assenteismo inteso come maternità, legge 104, chiaro che poi diventi pretestuoso, e allora noi questa roba la mettiamo al mittente e non gli diciamo solo che è lui il vagabondo,
ma gli diciamo pure che oltre a essere babbabollo si è dimenticata dove arriva. Perché adesso pure gli ex postali stanno dimenticando la loro provenienza. Però io dico sempre, l'inverno è lungo, può essere rigido, ma se poi finisce, ma se poi finisce, questo dipende da noi. E qui c'è il discorso dei premi. È chiaro che poi quando a certi livelli dell'azienda si danno premi stratosferici, che sono magari il doppio, il triplo dello stipendio di un portalettere, dello stipendio di un impiegato, è chiaro che questi la perdono la sensibilità, Si dice dei sistemi moderni che un'azienda per essere forte deve ricercare la soddisfazione del lavoratore, perché questo è il cambiamento. È da noi esattamente il contrario. Quando uno parla di cambiamento, ma uno cambia per stare peggio? No, cambia per stare meglio. Non è questo il cambiamento, queste sono chiacchiere, questa è pubblicità. La pubblicità che vediamo sui giornali con paginone delle attività di Poste, che va bene, perché noi all'azienda ci teniamo, però che ha chiuso la bocca a tutti i giornali nazionali. E allora dobbiamo fare lo sforzo superiore, perché devono parlare quelli locali, perché l'azione costante che si chiede sui territori serve a questo. Altrimenti oggi non si parlerebbe di Poste. E come sempre, quando infuria la battaglia, c'è qualcuno che se la squaglia. È legge. Adesso che la partita è dura, qualche sindacato ha detto di non scioperare. Sindacato, non è giusto chiamarlo sindacato, perché qualcuno che si spaccia come sindacato, che non è altro che strumento dell'azienda, perché per quello che ha scritto, come l'ha scritto e nei momenti in cui l'ha scritto, quelli sono strumenti dell'azienda. E se leggete le dichiarazioni, anche la stessa semplice sul fatto che ieri è saltato il tavolo del contratto, beh, la stessa dichiarazione fa capire che l'ha scritta l'azienda. Ma di questo se ne faranno forza? No, guardate, sono in disgrazia e lo saranno sempre di più. E non chiedessero a casa nostra disponibilità di riprendere assemblee, perché la disponibilità non c'è, a tutto c'è un limite. E poi abbiamo avuto la CGIL, che dopo lo sciopero è diventata ambigua. Abbiamo il problema di relazioni industriali, si fanno trattative con il diktat, articolo 2 del contratto. O in 12 giorni fai l'accordo, o l'accordo non lo fai. Quello che è successo su MP, sugli staff, senza nessun ragionamento, senza nessun criterio, hanno firmato, loro dicono non è un accordo, è un verbale, ma se i giorni sono 12 e dopo non si può più ragionare, perché lo chiami verbale? Ve lo dico io perché lo chiamo verbale, perché hanno vergogna di quello che hanno firmato. Oggi chi fa il tappetino all'azienda deve prendere da noi sonore patoste, perché farlo in questo momento è grave due volte, perché non è motivo di opportunismo. Tu mentre lo fai vuol dire che non rappresenti più la categoria e non rappresenti più i lavoratori. E gli organismi esterni, guardate, stanno iniziando a muoversi. Antisindacabilità, tutto quello che sta accadendo. E beh, le procure stanno iniziando a convocare, La procura è un'istituzione esterna che penso che non è di poco conto. I parlamentari, alcuni parlamentari, hanno iniziato a scrivere l'autorità garante. L'autorità garante ha una sezione della finanza che all'atto in cui verifica che il danno al cittadino rispetto alle attività è prolungato, interviene. E su questo dobbiamo stare attenti. Attende alle proprie responsabilità. Vale per il settore finanziario e vale per il settore postale. Stiamo attenti a non dichiarare quello che non è vero. Ricordiamoci la questione legata all'elettrica civetta, che poi alla fine chi si è inventato il sistema è ancora bello tranquillo e qualche povero lavoratore è lì che ha avuto problemi. Quindi privatizzazione è sinonimo di disservizi. Lo scontro duro è proprio su quello. Lo scontro duro è sul fatto che dall'altra parte è un'azienda incapace che non vuole dialogare. E quanto è così? Guardate, è complicato, è difficile.
perché sul mercato privati si dice vediamo se mi viene bene digitalizzazione, sì, intanto mi si incarto io con questo, perché vuol dire che tutto dovrebbe funzionare in maniera diversa. In quel caso probabilmente, magari fatte le riorganizzazioni degli uffici, il personale presente lavorerebbe meglio, ma in queste condizioni è impossibile. Cioè, la cosa assurda di questa azienda è che fa un programma di riorganizzazione. Il programma di riorganizzazione lo attua attraverso gli interventi a venire, però nel frattempo interviene con le attività da subito, come se già il tutto fosse stato applicato. Io ho avuto modo di dire in una contrattazione, dico: guardate, carro e capita, hanno bisogno di una bottiglietta d'acqua, di respiro, una bottiglietta d'acqua. La risposta, per sintetizzare, sapete qual è stata, per capire il senso? No, perché una bottiglietta d'acqua? Vi daremo l'acquedotto tra un anno. Ma allora uno è morto nel deserto, diventa complicato. Questo è anche il senso, cioè avviare le organizzazioni che poi alla fine non trovano corrispondenza. Sul mercato privati adesso tutto si scarica dal centro, responsabilità sui direttori, diventa sempre più difficile gestire e rappresentare, ma se ci manteniamo vicini, se facciamo corpo, come qualcuno ha detto sui quadri, che diventa una lobby, noi ci possiamo difendere sicuramente molto meglio in un periodo così difficile. Ci accusavano una volta di essere un sindacato con gestione, però l'azienda funzionava, e le organizzazioni che abbiamo fatto con qualche difficoltà, però alla fine funzionava. Gli accordi, seppur impopolari, portavano un'attività che dava frutto all'azienda. Oggi con sta storia e sta moda che devono andare da soli, con la loro incapacità stanno creando problemi. Cepino, ma è difficile oggi con i lavoratori. Beh, i lavoratori hanno una cosa che non devono mai perdere, è la dignità. Come si fa oggi a rispettare un'azienda che predica, non pratica, pubblicizza il valore del lavoratore? Siete bravi, fenomeni, artisti, tutti, senza di voi il mondo crolla. E poi cosa succede? Centinaia di migliaia di esodi, e da quando c'è l'amministratore delegato ci ha tolto la possibilità di far assumere i nostri figli a part time. Questa è un'azienda che merita rispetto. È un'azienda che merita rispetto, è quella che non fa assumere i tempi determinati dei figli dipendenti. Queste cose le dobbiamo dire in giro. Muore un collega a Lecce, c'è un corso di formazione in atto, gli obbligano a continuare il corso. Questa insensibilità, dove c'è il rispetto per il lavoratore? E allora oggi su questo bisogna costruire una coscienza diversa, ancora più forte di quella che avevamo prima, perché se no diventa difficile, persino sull'emergenza terremoto. Abbiamo chiesto il disastro, il terremoto, no, centro, di dare congedo straordinario a chi aveva visto magari la casa distrutta, magari aveva perso qualche affetto, ha detto no, le ferie. Questa è un'azienda che va rispettata, ce le dobbiamo dire queste cose, e chi ci guadagna sono solo loro, e loro insultano noi. Noi che abbiamo fatto la loro fortuna, noi possiamo permettere una cosa del genere? La coscienza è diversa, deve essere in questo. Intanto si muovono le nostre contestazioni, i sindaci stanno intervenendo, ci siamo messi in condizione di fare audizioni parlamentari, e l'azienda sta sentendo il contraccolpo, e su questo non bisogna assolutamente mollare. Per fare qualche chiarimento sul recapito, accordo del 25 settembre, l'abbiamo sottoscritto, ma lì c'era una condizione che si sperimentava in pochi centri, e se qualcosa andava male si correggeva prima di procedere. L'azienda unilateralmente ha proceduto, creando i disastri. Adesso, per non farla troppo lunga, si riprende la trattativa, la riprenderemo appena possibile perché l'abbiamo sospesa, e ci ha presentato un nuovo progetto completamente diverso. Anziché riparare i danni di tutto quanto è stato implementato nel 2016, è arrivato con un nuovo progetto. Cioè, che se noi per follia dicessimo che quel progetto va bene,
ci ritroveremmo a fine di quest'anno col 40% dell'Italia servita in un modo e l'altro 60% servito in un altro. Ma come si fa a ragionare? Riprenderemo le trattative, vedremo fin dove vogliono arrivare. Vi posso garantire che i problemi del recap li conosciamo a memoria. Poi siccome a me mi vogliono bene, mi hanno dato pure la delega su FSP, quindi lascio immaginare, a memoria. Però deve avere di fondo una controparte che risponde, se no piano piano sapete che sta accadendo. Quello che è accaduto con la chiusura degli uffici, non hanno dato ascolto al sindacato, l'azienda fa l'azienda, il sindacato fa il sindacato, poi noi fuori a pure di martellare sono intervenute le istituzioni esterne, i sindaci hanno fatto i ricorsi al TAR e hanno riaperto gli uffici. Se si va avanti di questo passo e non si trova la soluzione, accadrà la stessa cosa. Non puoi essere talmente incapace a gestire Amazon come l'hanno gestito. Perché guardate, Amazon sarà una commessa che ci vedrà sedotti e abbandonati. Perché Amazon adesso ha bisogno di noi. Nel frattempo si attrezza con le sue reti, poi resterà un qualcosina. Bisogna attrezzare il recapito in una condizione che possa assorbire il lavoro a commessa, perché si parlerà, noi la volontà e conosciamo bene la materia, ce l'abbiamo, hai portato Amazon in una condizione impossibile, alla fine però hai lasciato indietro corrispondenza pregiata e tutta la corrispondenza che c'è, e oggi siamo attaccati perché a qualcuno gli arriva il prosciutto che nemmeno se glielo dai se lo mangia più da Natale, le lettere, cioè, questo ci sta facendo perdere clienti. È possibile che da soli dobbiamo portare avanti? E vuol dire che noi siamo abituati, ci tocca. Quando in furia la battaglia rimaniamo noi, e perché l'azienda si vuole scaricare in maniera così violenta? Proprio perché l'unico ostacolo che può far venire meno la condizione di tutela lavoratori è l'SLP. Di questo noi dobbiamo andare orgogliosi. Perché se riuscissero davvero a fare quello che nei loro sogni, che noi faremo diventare incubi, e allora sì che sarebbero problemi per Poste e per la categoria. Un disastro, 40% dell'Italia che non viene servita come dovrebbe essere servita. Qualcuno dice, consegna giorni alterni, ma fosse vero. Almeno un giorno sì, un giorno no, qualcuno direbbe pure una grazia. Qua si tratta che ci sono paesi che non vengono serviti per settimane, per mesi, consentimi la battuta. Perché tutto ci può stare, perché? Perché dovevano fare tutto da soli. E allora si interviene senza sconti. Perché se questa, se questi pochi vadano solo ai loro interessi, e me la forza di tanti deve far cambiare le cose. Perché l'unico che ci guadagna dalla privatizzazione, sapete chi è? Caio. Perché nella prima quota che è stata messa sul mercato, lui ha preso un piccolo premio di 600.000 euro. Non gli bastava il suo 1.200.000 euro, e altri 400.000 euro se li sono divisi l'entourage. Può essere mai che se ci guardiamo in faccia pochi? No, non è accettabile, e lo facciamo su principi giusti, non è che ci siamo impazziti. Sul contratto tutta una strumentalizzazione. Intanto il nostro contratto è scaduto da più di un anno. Non dimentichiamo che il nostro contratto scade il 31/12/2015. Perché gli anni prima li abbiamo liquidati con 800 euro una tantum. Che qualcuno dice, ma cosa sono? Io vi prego di andare a vedere gli altri contratti in quel periodo e poi fate la comparazione. Perché la parte economica bisogna stare attenti. Se stiamo a guardare l'inflazione olimpica, il 2016 dobbiamo prendere 10 euro che dobbiamo dare noi all'azienda, perché eravamo in deflazione. Questo non vuol dire che rinunciamo, perché quello che ci hanno proposto i 50 euro non li accetteremo mai, però eravamo convinti ieri di sederci al tavolo, di iniziare, si chiama uno stop, se mangia la pizza lì ti porto, no, devi andare uno stop fin quando non finisci, ti fai pure il weekend, però devi arrivare alla fine di firmare il contratto. Se vi ricordate, in questi mesi anche quelli che non sono sindacalisti, che scrivono quello che gli dice l'azienda, ci hanno detto che noi eravamo strumentali, che era la CISL che non doveva firmare il contratto. Il contratto si fa nei tempi giusti, dovuti, con le dovute tutele,
perché bisogna attenuare gli effetti della legge oggi, se no davvero poi andiamo indietro così come sta avvenendo in talune aziende. E ieri siamo andati per arrivare allo stop. Qual è una questione da chiarire? Evitare che si liberizzasse il precariato in Poste, dare una speranza ai part-time di certezza di una trasformazione nel tempo, che questo comporta anche qualche soddisfazione se chiudiamo part-time, full-time a chi lavora a tempo determinato, e dobbiamo evitare che questi colleghi, amici vengano sfruttati, perché non c'è scritto che da nessuna parte che debbano fare prolungamenti orari e non essere pagati. È stata appena vinta una sentenza, 4.500 euro l'azienda, anche se non c'era l'ordine scritto. Ecco perché cambia l'azione anche su questo. Abbiamo lavorato per portare a casa il protocollo delle politiche attive, perché non si riesce a fare quello che giustamente qualcuno ha chiesto, quello che avviene in Germania e in altri paesi civili, perché noi, il governo cita gli altri paesi quando gli conviene, quando non gli conviene non li cita, perché potrebbe citare la Germania e quindi consentire anche al posto italiano di avere un comitato di vigilanza e quindi la partecipazione alle scelte strategiche. Non si riesce a fare questo, almeno un protocollo che ti contenta di sapere di cosa l'azienda ha ragione e esprimere il tuo pensiero. Protocollo sulle relazioni industriali, qualcuno parlava delle modestie e quindi la violenza sui luoghi di lavoro, anche su questo abbiamo buone chance di far recepire quello che è l'accordo quadro. E il testo unico sulla rappresentanza, e quando si parla di testo unico sulla rappresentanza qualcuno svia, no? Che siccome quelli che rappresentano di più siamo noi, fino nelle altre aziende dove loro sono maggioranza l'hanno già fatto l'accordo, da noi svincolano, però stavolta speriamo di tenerli e farglielo firmare. Ma la cosa assurda, la sto facendo lunga, la cosa assurda è proprio legata alla sorpresa di ieri mattina. Si parte, vedrete il comunicato, quindi non sto a elencarvi tutto quello che c'è scritto nel comunicato per questione di tempo ovviamente, e l'azienda ci dice: no, prima che smarchiamo gli ultimi articoli, noi abbiamo da porre una pregiudiziale, vogliamo un contratto innovativo e quindi dobbiamo accorpare la categoria dei quadri. Quindi l'azienda pretendeva, con grande scorrettezza, che nell'arco di una giornata si potesse firmare qualcosa del genere. Tutto è possibile, ma quando tu azienda lo fai all'ultimo minuto, quando sei in dirittura d'arrivo, vuol dire che il contratto non lo vuoi fare. Allora vuol dire che tutte le stronzate che hanno raccontato fino ad oggi, oggi viene fuori la verità, perché poi ricordatevi, tutti i nodi vengono al pettine. Adesso chi è strumentale? Noi che con attenzione ci abbiamo messo qualche mese per fissare a quel paletto, o un'azienda che al momento che devi chiudere il contratto dice unifichiamo i quadri. Come? Quadri a uno così, poi li portiamo a fare gli A2 come stipendio, poi gli diamo la differenza. Ma scusa, ma avete studiato almeno in termini di pensione cosa vuol dire? Gli aumenti contrattuali futuri. La A2 che ci guadagna, magari ci guadagnerà 30 euro lordi in 3 anni. E non avrà più la speranza, dico, ma questo è il modo di ragionare. E l'azienda, guardate, l'ha posta come pregiudiziale, dice, ah, se non facciamo l'unificazione dei quadri alla soglia di ieri mattina, dice noi non andiamo avanti con il contratto. Quindi adesso vedremo che succederà la prossima settimana. Siamo abituati alle difficoltà, perché siamo abituati alle difficoltà, e affronteremo anche questo pezzo, però quantomeno tra l'insoddisfazione di un atteggiamento così corretto c'è una soddisfazione. Che è venuto fuori davvero che il contratto non lo voleva fare, e quindi poi dovremmo prendere e richiamare qualcuno che ha detto cose diverse. Io due battute le devo fare sulle tutele. Dobbiamo cambiare schemi, sconti non ce n'è. Dove la tutela del lavoro si rispetta? L'ispettorato del lavoro. Non c'è più scampo. Dobbiamo iniziare a sfruttare tutti quegli organismi che in una condizione diversa prima noi non facevamo riferimento. Si va all'ispettorato del lavoro, così come si va dai sindaci. So che vi sto dicendo cose che, figurati, dico a Enzo, giustamente un leone, però credo sia giusto che ce le diciamo anche i prefetti e tutti i livelli istituzionali. Noi faremo di tutto per portare un contratto a casa, lo faremo con la forza che abbiamo,
perché io penso che siamo l'unica categoria, ogni tanto ce lo dobbiamo pure dire, difficoltà, mica difficoltà, tutto quello che noi rappresentiamo, il 51% degli iscritti al sindacato in posta, e non c'è una categoria né nella CIS né nelle altre organizzazioni che ha il consenso che abbiamo noi. Per questo noi parliamo. 52% dei consensi per quanto riguarda il fondo previdenziale, cioè noi siamo maggioranza assoluta all'interno della rappresentanza dei lavoratori, 47% alle elezioni RSU, e questa è la forza della nostra organizzazione, negli uffici, volontariato, abbiamo sentito parlare di Anteas, per noi volontariato è per tutti, cioè la voglia di fare qualcosa davvero con uno spirito di solidarietà nei confronti degli altri. E la grande forza che abbiamo sempre avuto, Enzo, io ti ringrazio, Salvatore mi deve scusare, per le belle parole che hai detto prima, ti ringrazio anche perché voi dovete sapere, non so se lo sapete tutti, SLP nel cuore è un'invenzione di Enzo. È una cosa che mi ha fatto molto piacere, che inutile che ve lo dico, che siete amici, che siamo amici, l'avete capito. La cosa che mi fa molto piacere, che in diversi congressi in cui ho partecipato le relazioni congressuali si concludono con SLP nel cuore. Io penso che questo è un merito che ti verrà per tutta la vita. Ringrazio Salvatore, ringrazio tutti gli amici, se dimentico qualcuno, ecco, abbiate venia, ecco, nei miei confronti. Una battuta, la nostra forza è stata sempre quella, e continuerà ad esserlo, della capacità di non essere un sindacato statico. Abbiamo avuto la capacità di cambiare la nostra cultura, il nostro modo di approcciarci nei confronti dell'azienda secondo i tempi che sono successi, in tutta l'evoluzione e trasformazione di Poste. Questa capacità dobbiamo avere ancora oggi, per misurarci e per garantirci quelle tutele che abbiamo, perché ce l'abbiamo, ma dobbiamo garantire il rispetto di queste, e perché noi siamo abituati da sempre, quando abbiamo ragione, a non fare mai un passo indietro. Grazie.